Nel 1855 Bologna era ancora una città d'acque, come si definiva al tempo, nel senso che tutto il suo centro storico era percorso da un gran numero di canali. E più importanti erano il canale di Reno, il canale di Savena e il corso del torrente Aposa. Oggi questi corsi d'acqua sono tutti stati ricoperti, al tempo invece correvano ancora nel centro cittadino completamente scoperti, perché su di essi in particolar modo si localizzavano tutta una serie di attività artigianali e proto-industriali, in particolar modo della lavorazione dei tessuti, della seta, della lana, del cotone, vi erano dei mulini per la molitura, tutta una serie di attività che impegnavano centinaia e anche migliaia di persone. E questo avveniva già da secoli. Nel periodo in cui stiamo parlando, l'economia bolognese stava vivendo un periodo di crisi, nel senso che l'economia bolognese era stata molto florida tra il 600 e il 700, in particolar modo per la lavorazione della seta, ma poi non era stato fatto il passaggio da una lavorazione di tipo artigianale ad una di tipo industriale, per cui molte aziende all'inizio dell'Ottocento avevano chiuso e molti di questi canali risultavano da diversi anni privi di manutenzione e quindi sporchi, maleodoranti e possibilmente pericolosi. Lungo i canali si svolgevano numerose anche altre attività produttive che impegnavano molte persone del popolo, in particolar modo l'attività delle lavandaie. Molte donne popolari infatti erano impegnate in questa attività che consisteva praticamente nel lavare i panni, in particolar modo delle classi più abbienti, delle classi nobiliari e borghesi, proprio all'interno dei canali, di questi canali, la cui acqua era irrimediabilmente inquinata. Così come inquinata era anche l'acqua che veniva utilizzata con scopo potabile. Di questo si rese conto nel corso degli anni 40 dell'Ottocento il professor Gaetano Sgarzi, che insegnava chimica all'Università di Bologna, il quale analizzò tutte le acque che scorrevano all'interno della città di Bologna, non solo le acque dei canali che trovò irrimediabilmente inquinate, ma anche le acque che venivano estratte da tutta una serie di pozzi che si trovavano all'interno della cerchia muraria. Fino agli anni 80 dell'Ottocento, infatti, a Bologna, quando fu riscoperto l'antico acquedotto romano rimesso in funzione, acquedotto che ancora oggi viene utilizzato, non vi era approvvigionamento di acqua corrente in città. Le uniche due fontane che venivano utilizzate come potabili erano la fontana del Nettuno e la fontana della Gabella in via Urubassi. Per il resto non vi erano altre fontane. Tutta l'acqua potabile veniva recuperata dai pozzi che erano ricavati all'interno dei cortili o delle cantine delle case bolognesi. A metà dell'Ottocento si trovavano quasi 15.000 pozzi all'interno della città. Sgarzi, appunto, analizzò l'acqua che proveniva da questi pozzi, che veniva recuperata direttamente dalla falda freatica sotterranea. Il problema è che questa falda freatica era irrimediabilmente inquinata, perché a Bologna, oltre a non esserci un acquedotto, non c'era neanche un adeguato sistema fognario. Le fogne scorrevano a cielo aperto in mezzo alle strade, oppure alcune di esse erano incanalate in canalizzazioni di cotto, di piombo, che però facevano trapassare tutto l'inquinamento nel terreno e da qui arrivavano alla falda freatica sotterranea, che dava quindi naturalmente acqua inquinata. Bologna, quindi, sia per i canali, sia per la questione dei pozzi, per tutto ciò che concerneva l'acqua, non faceva altro che dimostrarci una città particolarmente predisposta ad accogliere l'arrivo di una nuova epidemia.